Ed ecco ancora un ultimo video sulle vele solari, anche questo non riservato agli abbonati, per fare in modo che lo vedano più persone possibili e magari scovano l'errore. Perché io ho provato a valutare la storia dell'arrivare su Marte in 26 giorni con una vela solare e non mi sono quadrati i conti per un ordine di grandezza. Non noccioline, è una cosa un po' seria, quindi magari c'è qualche svarione, magari che ne so. Andremo a vedere. Quindi il problema è qual è? Noi dobbiamo raggiungere Marte partendo dalla Terra. Io ipotizzo la differenza di distanza media tra i due pianeti è 80 milioni di chilometri. Quindi 80 megachilometri. E poi c'è l'afelio e il perielio di Marte, la cosa varia di tanto. Comunque, bisogna fare questa strada qua. Io poi faccio l'ipotesi che si parta da dove sta zero, cioè che la spinta iniziale di un vettore che lanci sto satellite con la vela sia giusto sufficiente per fare quello che i giornalisti stupidamente dicono uscire dal campo gravitazionale terrestre, che non esci, però da renderlo trascurabile, quindi andare fuori dal richiamo della Terra, andare su Marte, fare 70 milioni di chilometri che normalmente con le astronavi a propellente chimico, eccetera, attualmente usati sempre per le missioni su Marte, roba da metterci 6 mesi. E nei link che vi ho messo anche nei video scorsi c'è la come si dice la famosa sonda con cui hanno fatto i calcoli, questi scienziati hanno ipotizzato la storia dei 26 giorni. Un chilogrammo di massa e 100 metri quadri di superficie della vela, ok? Utilizziamo quindi, ipotizzando una velocità iniziale trascurabile, utilizziamo la formula del moto accelerato più semplice che c'è, spazio mezzo a T2. Se io isolo T, dunque il mezzo c'è un 2 che va di là, fa 2S, là lo porto di là, va a finire sotto, poi estraggo la radice, quindi c'è la radice di 2S fratto A. A dalla F uguale ma, A è uguale a forza fratto massa. La massa va sopra, dove sotto 2 volte va a finire sopra, quindi abbiamo 2SM fratto F. La forza propulsiva di questo moto accelerato è la pressione, a questo punto la famosa pressione dei fotoni solari, moltiplicato S grande, la superficie della vela. Quindi abbiamo 2SM fratto PS. Facciamo il calcolo. E qui, se non mi sbaglio, noi abbiamo un 2 per lo spazio da percorrere, 80 milioni di chilometri, sono 80 miliardi di metri. E un chilogrammo di massa, la pressione era quel 4,5 micropascal. Però, tenendo presente che io mi allontano dal Sole di un buon 40%, ipotizziamo un numero un po' più piccolo, tipo 3. Una media tra i 4 e 5 che c'è da noi e su Marte sarà molto meno. 3 per 10 alla meno 6, per la micropascal. Poi c'è la famosa superficie della vela, 100 metri quadri. E se io faccio 2 per 80 fa 160. 160 diviso 300, perché diviso 3 diviso 100, 160 diviso 300, 300 è quasi il doppio, quindi con la calcolatrice viene effettivamente una cosa di questo genere, 0,53, 0,53. Gli esponenti, il diviso meno 6 diventa un più 6, quindi un 9 più 6 fa 15. E 15 è un numero dispari, se voglio stare alla radice quadrata facciamo diventare 14, pigliamo un 10, lo moltiplichiamo per 0,53 che diventa 5,3, quindi 5,3 per 10 da 14, che dobbiamo fare, di cui dobbiamo fare che cosa?
dobbiamo fare la radice quadrata, 25,3 la radice quadrata è 2,3 e 10 alla 14 la radice quadrata è 10 alla 7. Ok? Adesso questi sono i secondi. Dividiamo per gli 8.600 86.400 secondi che fa un giorno, quindi 8,64 per 10 alla quarta secondi al giorno vengono che cosa? Dunque, 2,3 diviso 8,64, 2 diviso 8 fa un quarto, in effetti la calcolatrice mi dà 0,27. 7 meno 4, perché questo è un diviso, fa 3. 1000 giorni, no 1000, 0,27, quindi comunque 270 giorni invece dei 26 che ci aspettavamo. Cacchio, chissà dove l'inghippo. E il problema magari è molto più complesso, chissà cosa hanno immaginato di fare in questa missione. Non ho idea, cioè magari. Non ho proprio idea, non ho proprio idea. Se vi viene in mente mi dite che cosa. Vediamo ancora un'ultima cosa, la velocità che salta fuori, la velocità finale dopo questa accelerazione con cui arriveremmo con 2m su Marte. Velocità uguale accelerazione per tempo. Accelerazione per il tempo, nel moto accelerato l'avevamo visto prima, è 2s fratto a sotto. No, no, ma qui non c'entra niente, qui ho sbagliato, sì, perché la radice non c'è. 2s fratto a, no, accelerazione per tempo. Beh. Non mi viene un dubbio, comunque io mettendo la formula lì andiamo avanti e poi casomai nei commenti mi scrivete se la cosa è sbagliata. Allora, se io ho preso la formuletta che ci dava il tempo nel moto accelerato con lo spazio, ma questo è un moto accelerato, quindi dovrebbe ancora andare bene. Il fratto A, cosa significa? Se questo A lo porto dentro la radice, diventa un A quadro. La quadro fratto A rimane un A sopra. Quindi radice di 2s fratto A, di 2s per A, dove l'accelerazione di nuovo è forza fratto massa. E la forza è pressione per superficie, quindi questa è la radice con cui facciamo i calcoli, il 2 che rimane 2, l'S che è 80 per 10 alla 9 metri, la pressione che è 3 per 10 alla meno 6 pascal, la superficie dei 100 metri quadri e la massa di 1 kg. Adesso qui facciamo 2 per 80 fa 160, per 3 fa 4,80. Per 100 fa 48 e 3 zeri, quindi 48 con 3 zeri che si sommano al 9 meno 6. 3 più 9 meno 6 fa 9 meno 6 3, 3 più 3 fa 6. Quindi viene sotto radice il 48 fa circa 7 e 10 alla 6 fa circa 10 alla 3. 7 km al secondo. Che non so, un po' meno degli 11 km al secondo della velocità di fuga dalla Terra o la velocità di arrivo sulla Terra quando vieni da distanze molto grandi. Poi vorrei sapere cosa intenderebbero fare. Qui c'è Marte, tu arrivi sparato a 7 km al secondo, non lo so, potresti pensare di fare un passaggio veloce, ma certo non hai mezzi per frenare questa velocità folle. Se non tornando indietro e utilizzando la vela come freno, ma poi chissà quanta strada fai ancora. Boh. Questo è quando speriamo che qualche iscritto che vede il video gli venga in mente se c'è qualche errore clamoroso nei miei conti oppure se c'è un dubbio con 3B sul famoso dato di Marte in 26 giorni. Chiudiamo con quella storia che avevo già accennato il video precedente, che è sempre con la stessa tecnologia delle vele. C'è gente che ha cominciato a fare i calcoli su cosa si potrebbe fare per raggiungere Alfa Centauri, 4 anni luce,
che fatta con la velocità delle astronavi normali, significa mettersi dei secoli, ma con le vele solari, chissà che conti hanno fatto, in 20 anni si arriva. La cosa interessante è perché anche se è piccola la massa che puoi accelerare in maniera significativa con le vele solari, tu puoi mandare una sonda di poche decine di chili che sia in grado poi di trasmettere a terra, pigliando l'energia solare della stella, dell'Alfa Centauri, non più del Sole che ormai è lontanissimo, che ci riesca a trasmettere indietro delle informazioni, immagini, cose di ogni genere. Molto bello. Il problema è che una vela solare che vada verso Alfa Centauri, più si allontana dal Sole, meno prende la spinta, quindi bisogna continuare a spingerla. E questa gente che ha fatto questi calcoli ha immaginato un progetto di collaborazione multinazionale, planetaria, eccetera, che spari 100 milioni di laser da migliaia di diciamo di dispositivi sulla Terra, telescopi o cos'è, 100 milioni di laser che spingessero questa vela anche quando è lontana dal Sole. Il laser, perché il laser? Perché il laser è essendo monocromatico, è facile focalizzarlo in una direzione e basta, che non si disperde. Qualsiasi altro sistema ottico a grosse distanze si disperderebbe. Il laser sarebbe il dispositivo adatto. Un commento malvagio: l'umanità non so neanche se riuscirà a fare un altro secolo, perché noi le risorse invece di spenderle in questi progetti ambiziosi o nel progetto di eliminare la fame e la povertà nel mondo, noi buona parte delle nostre risorse le spendiamo in armamenti che poi utilizziamo per autodistruggerci continuamente. Quindi sogni irrealizzabili, ma interessanti. E con questo chiudiamo la terna di video sulle vele solari. Vai!